Salmo 33, versetto 9. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Noi viviamo e siamo circondati da ciò che è stato creato dalla parola di Dio, da quello che Lui ha pronunciato ed è venuto in essere. Dio non è distante, perché i cieli, la terra, gli alberi, l'ossigeno che noi respiriamo e ogni cosa che ci circonda è stata creata dal Signore con la potenza della Sua parola. In Lui viviamo, ci muoviamo e purtroppo riusciamo a non vedere la meraviglia di Dio fatta per noi. Questo potrebbe diventare un male e questo spinge poi gli uomini a trovare 2000 giustificazioni, 2000 teorie, ma l'uomo discende dalla scimmia, ma questo è stato creato con un Big Bang? Ma noi sappiamo bene ciò che dice la parola di Dio, che tutto quello che ci circonda è stato creato da Lui e il creato aspetta impaziente la manifestazione dei figli di Dio, dell'opera di Dio. Non perdiamo tempo. Se abbiamo bisogno che il Signore apra una strada, Lui lo può fare. Se abbiamo bisogno che dentro di noi venga creato un cuore nuovo, puro, un cuore che batte per Lui, Lui lo può fare. Se abbiamo bisogno che il Signore apra i nostri occhi spirituali, Lui lo può fare. Permettiamoglielo e stiamo lì perché con la Sua parola rigeneratrice, Lui può compiere ancora grandi cose. Permettiamoglielo nella nostra vita. Il Signore ci benedica.